Marcianise, 10 arresti. 12enne muore annegato nelle acque antistanti in lungomare. Carabinieri trovano una bomba a mano a San Giovanni a Teduccio. Lavoro non si placa, la protesta dei dipendenti dell'Astir. Benitez, nessun caso Callejon, Higuaín è carico. Buonasera dalla redazione di TV Luna Napoli. In primo piano la cronaca. La polizia di Caserta ha eseguito 10 provvedimenti restrittivi nei confronti degli autori di 2 omicidi maturati nell'ambito della faida a Marcianise, quella che vede contrapposti i clan Piccolo Letizia, i detti Quacquarone, e i clan Belforte dei Mazzacane. Il nostro servizio d'apertura, Salvatore Manna. Faida di Camorra a Marcianise, 10 provvedimenti restrittivi sono stati emessi nei confronti di altrettante persone ritenute gravemente indiziate di omicidio aggravato dalle finalità mafiose. L'operazione eseguita dalla polizia di Caserta è maturata nel corso di un'indagine sulla guerra tra bande nell'Interland casertano: da una parte il clan Piccolo Letizia, noto come Quaccaroni, e dall'altra il clan Belforte, detto Mazzacane. Le indagini si sono concentrate su 2 omicidi maturati nell'ambito della faida per il controllo delle attività illecite nel territorio di Marcianise. In particolare, nella mattinata odierna, gli agenti della mobile di Caserta, diretta dal vicequestore Alessandro Tocco, hanno eseguito un'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti di Michelangelo Amato, 38 anni, Domenico Belforte, 57 anni, Camillo Antonio Belopede, 35 anni, Pasquale Cirillo, 43 anni, Vittorio Musone, 62 anni, Gaetano Piccolo, 55 anni, Antonio Raucci, 35 anni, Giuseppe Sparaco, 46 anni, Luigi Trombetta, 58 anni, Francesco Zarillo, 45 anni, tutti già detenuti tranne Michelangelo Amato. Per gli inquirenti, Belopede, Raucci, Sparaco e Trombetta sono ritenuti responsabili dell'omicidio di Ferdinando Latino, commesso a Marcianise nel febbraio 2001, mentre gli altri 6, oltre a Belopede e Sparaco, sono ritenuti responsabili dell'omicidio di Alessandro Menditti, ucciso a Recale nell'ottobre dello stesso anno. L'attività investigativa è stata supportata dal riscontro delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, tra cui Michele Frongillo, Bruno Buttone, Antonio Gerardi, Domenico Cuccaro e Claudio Buttone. I carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno catturato a Napoli Ignazio Piscitelli, 33 anni, considerato riconducibile al gruppo criminale dei Piscitelli, operativo a Casoria e ad Afragola, in provincia di Napoli. L'uomo era sfuggito al blitz dello scorso 25 giugno. Orrore ieri alla rotonda Diaz nelle acque antistanti in lungomare per il ritrovamento del corpo di un ragazzino di 12 anni. Ivan avrebbe compiuto 13 anni tra pochi giorni, ad agosto. Il ragazzino è morto per annegamento nello specchio d'acqua della rotonda Diaz, il cosiddetto Lido Mappatella o Mappatella Beach, dove si era recato proveniente da Fragola in compagnia di 2 fratelli più grandi. Sono stati loro, dopo averlo perso di vista per un paio d'ore, a dare l'allarme utilizzando il microfono di una struttura allestita nei paraggi per uno spettacolo. Le ricerche, avviate per mare e per terra, a cui hanno partecipato polizie e proprietari di imbarcazioni, hanno portato al rinvenimento del corpo non lontano dalla riva, a una decina di metri, in un punto dove l'acqua è profonda non più di un metro. A quanto pare il ragazzo non sapeva nuotare e appare plausibile che sia stato colto da un malore che l'ha stroncato sul colpo. Resta l'amarezza di una giornata di vacanza che si è trasformata in tragedia per una famiglia in un sito di Napoli bello quanto abbandonato tra caos, cartacce e acqua sporca. Ruba la fede nuziale, 70 euro a un turista, ma non contento del bottino costringe la vittima a prelevare altro denaro da un apparecchio bancomat. È successo nella zona del lungomare di Napoli, preso il rapinatore, un 26enne pregiudicato.
I carabinieri della Compagnia di Napoli hanno proceduto a perquisizione nel complesso di edilizia popolare del rione Pazzigno a San Giovanni a Teduccio. In un seminterrato gli uomini dell'arma hanno trovato una bomba a mano. Controlli e perquisizioni nel rione edilizia popolare Pazzigno a San Giovanni a Teduccio, feudo del clan dei Reale Rinaldi. Nel corso delle perquisizioni, eseguite anche all'interno di un locale condominiale seminterrato adibito a deposito, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una bomba a mano, modello M75 e 41 grammi di marijuana, confezionati però smercio al dettaglio in altrettante bustine di celofan, oltre a 9 cartucce per fucile calibro 12 e svariate bustine destinate al confezionamento di stupefacenti. Dopo aver provveduto a isolare l'area sul posto, sono stati fatti intervenire gli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Napoli, che hanno repertato e trasportato in zona sicura la bomba. Durante l'operazione Alto Impatto, due pregiudicati di 18 anni sono stati denunciati per maltrattamento di animali, in particolare di un cane di razza che veniva tenuto in pessime condizioni igienico-sanitarie dentro un locale sotterraneo alla scala E dello stesso complesso di via Pazzigno 2. L'animale, dopo l'intervento del servizio veterinario dell'Alto Napoli 1, è stato affidato a titolo provvisorio al legittimo proprietario, identificato grazie al microchip dell'animale. Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per il boss della camorra del Vallo di Lauro, Biagio Cava, per il tentato omicidio di Felice Graziano avvenuto nel 2005. E torniamo a parlare dell'omicidio di Portici e quindi della morte del pensionato colpito da una pallottola vagante durante un agguato tra camorristi. Si continuano a visionare tutte le immagini della videosorveglianza. Vogliamo una risposta di giustizia. Sono le uniche parole pronunciate da Silvana, ultima di 6 figli di Mariano Bottari, pensionato 75enne, ucciso per errore lunedì mattina a Portici. A riferirlo è Leandro Limoccia, presidente dell'associazione Collegamento Campano contro le Camorre, che questa mattina insieme a una delegazione si è recato in visita ai familiari. Intanto vanno avanti le indagini dei carabinieri per dare un nome e un volto ai responsabili. Si continuano a visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisiti nella zona nei pressi del luogo del delitto. La famiglia è stretta nel dolore e nel riserbo, ancora incredula, spiega Limoccia. Allora abbiamo espresso vicinanza e sostegno dicendo che nel coordinamento da oggi hanno trovato un fratello, un sostegno su cui poter contare. Con la figlia Silvana organizzeremo insieme delle iniziative all'interno del coordinamento. Nel colloquio con i familiari, aggiunto Limoccia, è stata ricordata la figura di Mariano, uomo onesto e rigoroso che credeva molto nella giustizia, valori che ha trasmesso ai suoi. Lo ricordo quando io a 13 anni avevo cominciato a frequentare la sezione dei PC Gramsci al corso Garibaldi e lui era già un uomo con una solida esperienza a grande rigore, impegnato politicamente. Armati di coltello rapinavano gli studenti sui treni della metropolitana nella tratta Campi Flegrei Caserta, scappando subito dopo e scendendo dal treno alla stazione di Acerra. Tre fratelli di 24, 21 e 20 anni, tutti residenti ad Acerra, sono stati arrestati dalla polizia. Ancora proteste degli operai dell'ASIR che da mesi aspettano risposte dalla regione, risposte che purtroppo non arrivano, e oggi c'è stato un incontro con l'assessore regionale al lavoro Nappi. Non smettono di protestare davanti Palazzo Reale gli ex dipendenti dell'ASIR, la società per le bonifiche della regione Campania, messa in liquidazione. Lo stato di agitazione generale di tutti i lavoratori è stato proclamato anche dalle segreterie regionali CGIL, CISL, UIL e UGL. In una nota le organizzazioni sindacali ritengono insoddisfacente l'incontro che si è tenuto nella sede della giunta regionale della Campania a Santa Lucia. Sulla vertenza ASIR Campania, ambiente e servizi, le organizzazioni sindacali stigmatizzano il comportamento dell'assessore regionale dell'ambiente Giovanni Romano, da tempo assente ai tavoli negoziali, e al tempo stesso confermano la strategicità di Campania Ambiente e Servizio per le bonifiche territoriali e ambientali in una regione fortemente devastata. Ma ecco cosa dicono i lavoratori che hanno anche incontrato l'assessore regionale al lavoro Severino Nappi. È venuto l'assessore Nappi a farci visita, ci ha spiegato un po' la situazione, che loro stanno cercando di appianare questa situazione, perché dice che lui quando è venuto 2 anni fa quello che ha trovato in questa società è stato un disastro. Allorché noi abbiamo risposto sì, ma i guai non li abbiamo fatti noi operai, i dirigenti che li hanno fatti stanno lavorando in altre aziende, come è stato possibile tutto questo? E poi
poi gli abbiamo preso un grado di responsabilità direttamente tramite lui per Caldoro, che dice sempre e continua a dire che non si perderà nessun posto di lavoro, quindi che attuasse qualche piano per mettere tutti al lavoro, anche con un contratto part time e poi fare cassa integrazione nella nuova campagna ambiente. Visto che stanno incominciando a fare i progetti, qualcosa di soldi, ci sono dei 54 milioni di euro, cioè i soldi ci sono, devono solo cominciare a fare questi benedetti progetti e metterci a lavorare. Nonostante fosse agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, aveva deciso di espatriare trovando rifugio a casa di un parente a Londra. È stato catturato nella capitale inglese il pregiudicato 37enne Antonio Corvino. Il momento di fischi e applausi, vediamo chi si è contraddistinto in negativo e in positivo oggi 30 luglio. Fischi per Raffaele Del Giudice, presidente della SIA. Ancora una volta il quartiere di Bagnoli lancia un SOS per la raccolta differenziata che, dicono i residenti, ha fatto flop. Inutile separare i rifiuti se poi da giorni non vengono svuotati i cassonetti e d'estate arriva anche il cattivo odore. Applausi per Giovanni Corona, sostituto procuratore Napoli. Nelle relazioni finali dei periti incaricati dal PM, la verità ufficiale sul crollo del 4 marzo 2013 alla Riviera di Chiaia. Con una amara conferma, i lavori sotterranei al cantiere del metro linea 6 furono sbagliati e così venne giù un'ala dello storico palazzo Guevara di Boino. Nascono in Campania i distretti rurali agroalimentari di qualità e filiera. Con un'inversione dell'ordine del giorno, il Consiglio regionale della Campania ha discusso in aula e ha approvato con 41 voti favorevoli il disegno di legge sul riconoscimento e la costituzione dei distretti. Il Consiglio Comunale di Napoli invece ha approvato a maggioranza lo schema di convenzione obbligatoria tra i comuni nell'ambito territoriale ottimale Atto 1. Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato a maggioranza il piano economico finanziario 2014 della SIA, l'azienda di igiene urbana. Hanno votato contro i consiglieri del centrodestra. Il piano economico finanziario, come ha spiegato il vice sindaco Tommaso Sodano, prevede una riduzione del costo dell'azienda del 4,33% con un risparmio di 10 milioni di euro che produrrà un risparmio sulla tariffa. Sodano ha annunciato che in questi giorni è alla firma il contratto di servizio tra SIA e Comune di Napoli e nei prossimi giorni sarà annunciato l'avvio degli impianti di compostaggio. Con questi strumenti, ha spiegato Sodano, e con la costituzione dell'ATO, l'azienda potrà avere una vita più tranquilla, organizzare e migliorare i servizi. Il Consiglio Comunale, inoltre, all'unanimità ha aderito alla rete europea degli enti locali per la pace in Medio Oriente. Vogliamo che Israele possa vivere in pace, ma vogliamo lo Stato della Palestina. Lo vogliamo in modo forte e esprimo la condanna più ferma per il genocidio in atto a Gaza. Questo è un momento grave, non voglio pensare al Consiglio Comunale, ma espresso con ordine del giorno. Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri a Napoli per il furto di uno scooter al termine di un inseguimento nelle vie del centro della città. Si tratta di un 18enne del quartiere San Lorenzo e di un 15enne di Ponticelli. Accadde oggi, curiosità e aneddoti dal passato. Luglio 1971, programma Apollo, l'Apollo 15 atterra sulla Luna. E prima
Prima di chiudere, una nota di Feder Alberghi Campania che dice: dopo l'approvazione della legge regionale sul turismo in Campania, speriamo nel rilancio del settore. Ed era questa la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo, per ulteriori approfondimenti, news e video, il nostro sito lunaset.it, nonché il profilo Facebook Campania Lunaset. E per seguire i nostri programmi da smartphone e tablet basta scaricare gratuitamente l'applicazione Lunaset Go. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di trevimeteo.com. Giovedì rimonta finalmente l'alta pressione sull'Italia, dunque avremo il ritorno a condizioni decisamente più soleggiate su gran parte delle regioni, specialmente quelle occidentali, mentre sulle Alpi, al nord-est, ma soprattutto sui versanti adriatici e al sud, avremo ancora della residua instabilità con qualche acquazzone e qualche piovasco, ma in miglioramento. Vediamo adesso le temperature, che saranno stazionarie nei valori minimi, mentre le massime torneranno ad aumentare con valori che raggiungeranno nuovamente i 30 gradi al nord e sui versanti tirrenici, mentre saranno in lieve diminuzione su quelli adriatici e sugli ionici, dove appunto insisterà della nuvolosità. Per quanto riguarda le previsioni, al nord avremo una giornata decisamente più soleggiata, con cieli in prevalenza sereni sulla Val Padana centro-occidentale e sulla Liguria, un po' di nubi sulle Alpi, ma soprattutto al nord-est, dove avremo ancora il rischio di qualche acquazzone, qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini centro-orientali, in locale sconfinamento anche alle pedemontane. Al centro la giornata sarà decisamente soleggiata sulle coste tirreniche, mentre avremo della residua nuvolosità su quelle adriatiche, che con qualche piovasco sull'Abruzzo, e durante il pomeriggio qualche acquazzone possibile anche lungo la dorsale. E per finire al sud avremo ancora un po' di nubi, soprattutto sui settori adriatici e sulla Calabria, ma anche sulla Sicilia settentrionale, con qualche acquazzone soprattutto in mattinata, e nel corso del pomeriggio sviluppo di qualche rovescio lungo l'Appennino. Decisamente più soleggiato invece sulla Sicilia meridionale e sulla Sardegna. E per oggi è tutto, maggiori aggiornamenti come di consueto sul sito trevimeteo.com.